Thank you.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, bentornati a un nuovo live di lezione di chitarra.it. Sono Antonio Rico, ciao ragazzi, come va? Mi sentite? Com'è andata la vacanza? So che in tanti sono stati fuori, chi si è riposato a casa. Spero comunque che siate tutti quanti bene. Fatemi sapere come sono le andate le vacanze e quali sono i vostri buoni propositi per questo nuovo anno con la chitarra, ok? Inizia l'anno scolastico, si ritorna, diciamo, tutti operativi, quindi questo qui è un ottimo momento, diciamo, per rivisitare i nostri desideri, i nostri goal. E è proprio per questo che oggi voglio fare questo webinario. Oggi parliamo di un paio di cosettine che ho preparato per voi. Analizziamo un brano, analizziamo una bella base musicale sulla quale sto suonando da un paio di giorni e ho pensato perché non farne un live così che vi faccio vedere quello che c'è dietro, come si pensa, diciamo, come si arriva a determinati concetti. Ma prima di passare a questo, innanzitutto vi saluto. Quando vi metto qui è come se vi salutassi, ok ragazzi? È una mia abitudine. Poi volevo sapere proprio quali sono i vostri obiettivi con la chitarra quest'anno, come sono andate le vacanze, lasciate dei commenti qui sotto e volevo anche ricordarvi che questa settimana entrante, da mercoledì a domenica, ci sarà un webinario dal vivo. Ogni sera alle 20:30 ci troviamo sulla mia pagina Facebook, lezioni di chitarra. Orrico, ve la faccio vedere un attimino, dovreste già conoscerla. Se non la conoscete, come vi faccio vedere? Buonasera a tutti. Un attimo che andiamo sulla pagina. Domenica. Ok, mi sono dimenticato di mettere anche il link. Comunque è molto semplice. Uno può benissimo andare su Facebook e boom, cerca questa pagina, lezioni di chitarra. Ok, c'è il mio faccione lì e qui ci saranno i live. Nella descrizione di questo video adesso, qui sotto, trovi anche il link per andare a iscriverti. Quindi se ti iscrivi lì riceverai anche notifiche via Messenger. Quindi per ricordarti, e questo qui è un ottimo motivo per un ottimo sistema per rimanere connessi e ricevere i messaggi, ok? Perché questi video dei live saranno disponibili soltanto per un breve periodo, ok? Spero che la cosa vi interessi e vi gasi come gasa me. Saranno poi disponibili perché non potrò seguire la sera. Rocco, sono disponibili per qualche giorno. Sono dei video che non lascio lì per sempre. C'è un motivo perché voglio che vengano a essere consumati, altrimenti uno dice: ah sì, sono qui per sempre, e poi uno non li va mai a guardare. Okay? Quindi motivazione è importante e niente, sono 5 giorni di full immersion con la chitarra. Comunque sia, adesso vi sono qualcosina. Giovanni D'Ambrosio, ciao Giovanni. Vacanze ok, ma è ora di rimettersi a lavorare. Ho visto diversi maestri di chitarra online, ma tu, come il pezzo di vuoi imparare a suonare la chitarra, sei una spanna avanti. Ok, grazie Giovanni. Ok, dai, vi sono qualcosina e parliamo un pochettino di questo brano adesso. Fatemi sapere i vostri commenti, cosa ne pensate e tutte queste cose qui. Siete interessati al webinar? Fatemi sapere lasciando i commenti, sarà una esperienza molto bella, ragazzi. Si parlerà veramente di tante cose per la chitarra ritmica e solista rock blues, dalla teoria alla pratica, scale, accordi, tecniche, improvvisazione, scelta di nota, scelta di non suonare certe note. Parleremo veramente di tante cose. Sono sicuro che vi saranno molto utili. Comunque sia, vado a suonarvi qualcosa.
questo qui è il brano. Ok. Questo qui è il brano in questione di oggi. Reggo un attimo. Vi è piaciuto il brano? Spero di sì. E niente, oggi si parla di questo. Si suona. Ok, ciao, potrò seguire mercoledì, ma domenica. E da mercoledì a domenica. E ogni Paolo. Ok. A me piace chi Marcello nell'Europe. Che canzone è? No, è una base musicale, sono giusto un paio di accordi. Oggi voglio parlare proprio di questo, di quello che un musicista dovrebbe pensare quando si avvicina, quando inizia a suonare un brano come questo qui. Okay? È sempre una buona idea avere le idee chiare ed essere preparati. Ecco perché uno dovrebbe... il lavoro che fa un musicista... Okay? Sia il musicista amatore, sia il musicista professionista, dovrebbero pensare in un determinato modo quando si approcciano a un nuovo brano, non semplicemente, ah ok, in che tonalità siamo? Non lo so, comunque partiamo, ok? E quindi oggi parliamo proprio di questo qui, è giusto una base musicale, come dicevo prima. Ciao Margherita, dal Venezuela. Ottimo, ok, perfetto, grazie ragazzi. Allora, guardiamo un attimino, il primo passo da farsi è avere una piccola partitura, come per esempio questo qui, che ho giusto preparato molto velocemente, è un qualcosa da ridicolo, diciamo, come... Un attimo che mi tolgo dal mezzo qua, ok, dove siamo? Questi 3000 schermi qui. Ok, quindi questo qui è un brano in sei ottavi. Quindi il primo passo è proprio quello di capire, ok, qual è la metrica del brano? 4 quarti, 3 quarti, 6 ottavi, 12 ottavi. Perché è importante? Perché in questo modo impariamo a capire, sappiamo dove mettere le note. Ok? Se è in 4 quarti, allora il battito sarà diviso in due, battere e levare. Se è in sei ottavi, dobbiamo saper suonare in sei ottavi, perché adesso il battito è diviso in maniera diversa, quindi viene a essere diviso in tre. Un, due, tre, un, due, tre. Se andiamo ad ascoltare di nuovo... Se andiamo ad ascoltare di nuovo, passiamo un attimo al brano. Scusate, ho 300 finestre qui e... Ok, quindi questa qui è la metrica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se vuoi imparare ad improvvisare in 16 ottavi, significa che devi saper suonare in 12 ottavi, devi capire come funziona il 12 ottavi, quanti sono i movimenti all'interno del battito, quante note possiamo inserire, in che contesto, come possiamo ottenere determinati risultati ed effetti. Ok? Dobbiamo essere padroni del battito, altrimenti suoneremo sempre fuori, le note non saranno piazzate nel posto giusto. Quindi questo qui è uno dei primi passi quando impariamo un nuovo brano, sia dal punto di vista di ritmica che dal punto di vista di improvvisazione. Dobbiamo capire quello che sta succedendo all'interno della musica. Ciao Gio. Dobbiamo capire quello che succede all'interno della musica. Non è semplicemente, ok, fai partire la base musicale e parti. No, devi sapere. E devi essere preparato a suonare in 12 ottavi, come devi essere preparato a suonare in 3 quarti e il resto. Ok, quindi questo è il primo passo. Quando si impara un nuovo brano, questo è il primo passo che uno dovrebbe fare. Okay, iniziare ad analizzare le parti. Ok, ritorniamo alla nostra... Dove è andata a finire? Ok, ritorniamo alla nostra partitura.
che ovviamente è una partitura molto semplice, che l'ho scritta così velocemente, di solito scrivo le cose un pochettino meglio, però qui già ti fa capire che siamo in sei ottavi e quindi il cambio di accordi 1, 2, 3, sol, 2, 3, sol, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi c'è questo re. Sol 3 volte e poi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi quegli accordi cambiano in quel momento e lo dobbiamo sapere quante sono le battute. Vedete che di solito sono 4, 8, 12, ok? Quindi sempre, molto spesso è un numero pari di battute, gli accordi vengono a essere piazzati in posti strategici, non è così a caso. Per esempio, questa sezione qui, dove adesso ci porta dal Re Sol, Re Sol. Per creare del movimento, non è lì perché per un altro motivo, perché suonava bene, è stato pensato apposta, ok? Serve per creare movimento per ritornare o all'inizio di questa sezione che la possiamo chiamare verso, o per creare movimento verso il Mi minore. Ed infatti, perché sono stati scelti questi accordi? Perché guardate cosa fa il basso, Si minore. La, Sol, Re col Fa diesis basso, che ci porta sul Mi minore, quindi il basso sta andando giù gradualmente. Quindi questa è un'altra cosa importante. Poi, qual è l'altro aspetto importante quando uno analizza un brano? Non soltanto quali accordi stiamo suonando, e dove sono piazzate all'interno della partitura, ma anche in che tonalità siamo. Se vogliamo suonare bene sia la parte ritmica che anche la parte solista, dobbiamo sapere in che tonalità siamo. Il buon musicista, già soltanto guardando gli accordi o la partitura, se c'è in chiave De diesis o de bemolle, già dovrebbe accorgersi, dovrebbe saperlo in che tonalità sono, senza star lì a dover sedersi e carta e penna, ok, vediamo un pochettino. No, dovrebbe già saperlo, dovrebbe essere già preparato. Okay? Questo non solo per il professionista, ma anche l'amatore. Se vuoi veramente imparare, io sto parlando a persone che vogliono veramente imparare, ok? Questi live che faccio non sono per Re, Sol e le canzoncine ed è finita lì. Questi sono per chi vuole imparare. Quindi vi sto dicendo quello che dovete sapere. Okay? Altrimenti ci stiamo illudendo. Se vuoi diventare un buon chitarrista, devi sapere già queste cose. E ovviamente io ne parlo più dettagliatamente, molto più dettagliatamente nel webinario, quindi per questo sto creando questo materiale, ragazzi, per aiutarvi a migliorare. Quindi rimanete con me sia oggi che durante il webinario che si terrà, come potete leggere, da mercoledì 22 a domenica 26 settembre alle 20:30 sulla mia pagina Facebook e c'è il link qui sotto per iscriversi alle notifiche di Messenger, quindi cliccate il link e in questo modo vi iscrivete e riceverete i video e tutto il resto del materiale, tutto quanto il materiale. Che okay, vi saluto un attimino. Ah, ottimo Lorenzo, ho iniziato da poco il corso gratuito, è fantastico, complimenti. Grazie Lorenzo, sono detto che ti stai trovando bene. Ok, ottimo, Vincenzo. Ok, quindi l'altro passaggio, come dicevamo, è quello di capire in che tonalità ci troviamo. Non possiamo pretendere di essere dei buoni musicisti se alcuni concetti non sono chiari, alcuni concetti base. Qui non si parla di conoscere astrofisica, ok? Però si ha bisogno di sapere quali sono gli accordi in una tonalità? Anzi,
Ancora prima, quali sono le note di una tonalità, le scale che si usano in una determinata tonalità? Quali accordi possiamo utilizzare in quella tonalità? Perché in ogni tonalità possiamo utilizzare determinati accordi, perché vengono a essere costruiti gli accordi con le note della scala, della tonalità. E quindi quando un buon musicista, per esempio ragazzi, chi sa dirmi in che tonalità siamo adesso? Dai, ve lo lascio aperto per un attimino. Abbiamo Re maggiore, Sol, Si minore, La maggiore. Quale altro accordo? C'è Mi minore settima. Questi qui sono quattro accordi della tonalità. Il Re col Fa diesis di basso è un Re maggiore, e il Sol maggiore settima è come il Sol, quindi sono piccole variazioni. Quindi chi sa dirmi in che tonalità siamo? Re maggiore, Andrea, bravo, Re, bravissimi ragazzi, gli Andrea sono quelli che sanno le tonalità. Esatto, perché? Perché c'è un sistema, non è così a caso, okay, quindi dobbiamo saperlo. Quindi questo qui è il secondo passo, trovare la tonalità. Trovare la capire la metrica. L'altro passo è poi sapere quali sono le scale da utilizzare se vogliamo iniziare ad improvvisarci. Ciao Antonio, grazie per l'opportunità. Sto seguendo il tuo corso di chitarra solista e trovo di una professionalità elevata. Ti ringrazio, Bruno. Bravi, 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 bravi. Esatto, ragazzi. Ok, quindi, sia che perché lo devi sapere anche se sei un chitarrista ritmico, in che tonalità sei e quale scale puoi utilizzare? Perché se vuoi aggiungere degli abbellimenti, sai quali abbellimenti poter aggiungere. Ok? Per esempio, se sei in tonalità di Re, adesso saprai che per esempio il Sol in questo caso c'è un Sol maggiore settima, come hai visto, dove c'era quel passaggio Si minore, La, e c'era questo Sol maggiore settima, cosa che non potresti avere magari in tonalità di Do, perché sì, c'è un Sol, però non può essere un Sol maggiore settima in tonalità di Do. Dovrebbe essere un accordo di dominante. Quindi, sapere tutte queste variazioni, questi piccoli dettagli della tonalità è estremamente importante. Adesso Re maggiore è la scala che vogliamo usare. Sicuramente sì. Ti ricordo la domanda fatta per me nel corso blues: quando sostituire gli accordi con l'estensione e quando usare il sas. Fabrizio Ferri, ma tu non sei nel Guitar Club? Mi sembra di sì. Perché se sei nel Guitar Club ne parliamo nel live di lunedì con gli altri ragazzi, altrimenti possiamo parlarne adesso, però per favore rispondimi. Ok, per quanto riguarda l'improvvisazione adesso, in tanti mi dicono la scala maggiore di Re, ok? Ha ragione, perfettamente sì, ma c'è un'altra. La relativa minore Fa diesis minore non. Ok, innanzitutto la relativa minore di Re sarebbe Si minore, ok? Che poi alla fine sono le stesse scale. Quello che ho utilizzato al momento. No, non ci sei, non sei iscritto? O non ci sarai lunedì? Presumo che non sei iscritto, mi sembrava che eri iscritto, che forse ti. Ok, allora mi ricordo male io. Perché. Ok, l'altra scala, scusate, mi sono un po' confuso da solo. L'altra scala che consiglierei e che stavo usando molto è la pentatonica. Pentatonica maggiore di Re, ci sta benissimo, ok? E perché uno può scegliere una scala o l'altra, perché in effetti la pentatonica, che cos'è? È una scala formata da cinque suoni, ok? Se abbiamo la scala maggiore, dove abbiamo sette suoni, ne togliamo due,
e otteniamo la pentatonica, ecco perché si chiama pentatonica, ci sono 5 sound, e non è che la scala maggiore è migliore della pentatonica, ma è una questione di sound che si vuole ottenere, ok? Mentre la scala maggiore ha un sound diverso, ok? Tipo. Questo tipo di sound, la pentatonica ha un sound diverso. Okay? In tanti penseranno, ma stiamo barando perché dobbiamo utilizzare una scala con 5 suoni, perché è più facile. In tanti la pensano così. È più facile suonare con la pentatonica perché adesso eviti note che potrebbero dare problemini. Questo è un motivo per il quale in alcuni suonano con la pentatonica, ma in effetti il motivo principale e perché ha un sound particolare. Se adesso vado un attimo a suonare, cerchiamo di sentire la differenza nel suono, ok? Inizierò suonando con la scala maggiore. E poi passerò alla pentatonica, ve lo accenno velocemente, ok? Quando lo farò. Quindi ritorno un attimo alla base. Pentatonica adesso. Spero che sia servito a avere una piccola dimostrazione del tipo di sound che le due scale possono dare. Quindi uno deve saperle entrambe, ok? E ci sono ovviamente diverse altre scale che uno potrebbe utilizzare nell'improvvisazione, ma personalmente, quando si parla di contesti pop rock come questi, io uso questa. Per la maggiore, a meno che non c'è un caso specifico, ok? Ma la pentatonica e la scala maggiore, soprattutto perché possono essere utilizzate con diversi approcci, sono in effetti le scale che funzionano meglio per questo tipo di musica. Lopez Diego, che ti unisci alla Rolls Royce, che ti aspetto. Non riesco a scrivermi facendo tap sul link, mi apre un'app da installare. Sì, devi avere Messenger. Devi avere Messenger, altrimenti puoi semplicemente andare è meglio avere Messenger comunque sia. Se lo puoi installare, è uno strumento gratuito che ovviamente funziona per la comunicazione. Il webinario sarà su questa pagina qui, dove
di Facebook. Quindi lezioni di chitarra, c'è il mio faccione, fate un attimo una ricerca. Se scrivete facebook.com lezioni di chitarra Orrico, arrivate sulla pagina, okay? Qui saranno i live, però è meglio, quindi potete seguire la pagina. Adesso io non ho tutti i bottoni che magari vedete voi, potete seguire la pagina, cliccare mi piace, e poi ovviamente cliccando questo link vi iscrivete alla Messenger, così vi posso mandare le notifiche. Non imparerò mai, Andrea. Non vi posso dire, ragazzi, quanto possa essere semplice suonare bene, ok? Non che sia semplice suonare, ragazzi, cioè, ovviamente sto cercando di non sdrammatizzare, ma questo è un concetto che veramente ci credo, perché con i ragazzi del mio programma di coaching, con i ragazzi del Guitar Club, con gli altri studenti dei corsi, sto vedendo dei grossissimi risultati. E spesse volte uno dei più grossi problemi è non che lo studente non sia bravo, non che lo studente sia poco dotato, ok? Ma è il modo in cui si studia, è il modo in cui si suona. Perché imparare a suonare così, scusate, a un buon livello, ok? Magari io ho tanti anni di esperienza, lo faccio di professione, eccetera, eccetera. Uno potrebbe pensare a un discorso diverso. Ma io sto vedendo dei grossissimi risultati con i miei studenti del coaching, del Guitar Club, degli corsi, perché stanno imparando metodo, stanno imparando dove applicarsi. Non è una questione di spendere 20 ore al giorno sulla chitarra. Magari le 20 ore le devi spendere se vuoi diventare un super virtuoso. Ma se vuoi imparare a suonare questo tipo di musica, pop, un pochettino di blues, un pochettino di rock, questo tipo di chitarrismo, ragazzi, cioè, non è così complesso come uno pensi. E si ci può arrivare relativamente facilmente, con l'impegno, facendo il lavoro giusto, senza spaccarsi troppo la testa. Il problema è che non tanti sanno insegnare questo tipo di stile e non tanti sanno imparare. Quindi è quel metodo, fare le cose giuste al momento giusto. Se andiamo a guardare tantissimi musicisti, chitarristi, tipo io ho due esempi che mi porto nella testa, musicisti che amo, ok? Musicisti che amo, tipo B.B. King e tipo Billy Gibbons. Adesso non sono dei super virtuosi, per carità, B.B. King ha inventato uno stile, no, magari non l'ha inventato lui, però ha creato un modo di suonare la chitarra, è stato il re del blues per un motivo, ok? Però se guardiamo al suo chitarrismo, non è stato un chitarrismo super virtuoso alla Joe Satriani o alla Stevie Vai. Se guardiamo Billy Gibbons degli ZZ Top, suona le note giuste, le suona bene, però non è neanche lui un super virtuoso. Cioè, arrivare a quel tipo di chitarrismo e farlo bene è molto più facile di quanto uno possa immaginarsi se studia nel modo giusto. Ok? Per questo preparo questi webinari, ragazzi, per aiutarvi in quella direzione. Grazie, Diego. Fino ad oggi ci siamo sempre riusciti, c'è sempre qualcuno che vuole imparare e i ragazzi stanno facendo tutti quanti dei grossi risultati, dei grossi progressi. Poi vi farò vedere. Adesso quattro scaglioni che abbiamo iniziato praticamente l'anno scorso e ho fatto tre webinari, due ragazzi c'erano prima, quattro ragazzi c'erano prima, che rimarranno adesso di nuovo uno mi ha già detto che continuerà con me. I ragazzi sono super contenti, stanno imparando e vi farò poi vedere durante il webinar i grandi risultati che stanno raggiungendo. Sono un tuo corsista solo
che per il momento sono in stand-by da qualche anno, ma un giorno ti prenderò di nuovo i tuoi corsi, complimenti, sei un grande maestro. Scusate se leggo troppo velocemente, oggi sono un po' di fretta. Ok, quindi questo qui è l'altro passaggio, imparare a utilizzare le scale, ok? Nell'improvvisazione, imparare a conoscere gli accordi, l'abbiamo già detto prima. Poi non solo dobbiamo, cioè, adesso di cosa abbiamo imparato? Facciamo un attimo un ricapitolo. Tempo. Dove piazzare gli accordi, la metrica che dobbiamo utilizzare. Un altro concetto teorico importante è quali accordi, quali tonalità, quali scale utilizzare. Ma poi non è soltanto quello, è anche iniziare a capire quali note funzionano meglio sugli accordi. Perché se adesso ritorniamo al nostro giro di accordi, ok? La nostra prima sezione qui. Semplicemente perché stiamo utilizzando le note della scala, della pentatonica o della scala maggiore, non significa adesso che stiamo creando delle melodie di successo, delle melodie interessanti. Come creiamo delle melodie di successo? Suonando attorno agli accordi. In effetti è semplice. Il momento che uno impara questi aspetti importanti, poi la maggior parte del lavoro è fatto, ragazzi. Ok? Quindi cosa bisogna fare quando ci troviamo davanti a una situazione come questa, dove abbiamo Re maggiore, Sol. Sol. Si minore, La, e poi ripetiamo, ok? Quindi questi qui sono i giri di accordi. Questo qui è il giro di accordo della prima sezione. Adesso, se vogliamo creare delle melodie che rimangono in testa, dobbiamo suonare attorno alle note degli accordi. Ok? Quindi. Non so se nella mia improvvisazione avete sentito che in effetti stavo seguendo il giro di accordi. Si sentiva abbastanza chiaro il fatto che stessi suonando, per esempio, l'ultima parte, ho suonato una cosa del genere. E si ritorna adesso all'inizio del giro. Quindi, cosa stavo facendo? Stavo utilizzando note importanti degli accordi, stavo suonando attorno agli accordi, okay? Questa è un'altra cosa importante che uno deve imparare a fare se vuole diventare un buon improvvisatore, se vuole costruire delle e sviluppare delle melodie di successo, sia che tu voglia imparare ad improvvisare o magari anche a scrivere brani musicali e creare delle melodie di successo. Questi sono tutti concetti importantissimi che il buon musicista deve imparare a
a seguire e a utilizzare. Ok, vi sta interessando questa lezione? Se così mi mettete un mi piace, un pollicione all'insù, un commentino. Ok, fatemi sapere se mi state seguendo e se apprezzate questi argomenti. Quindi questa qui, diciamo, è l'idea della lezione di oggi, ok? Sono alcuni aspetti importanti che il buon musicista deve imparare a sviluppare, altrimenti, ragazzi, ci illudiamo. Possiamo spendere ore e ore e ore sulla chitarra o su qualsiasi altro strumento e pretendere di esercitarci, ma in effetti non stiamo imparando quello che è veramente importante, non stiamo veramente capendo quali sono i concetti importanti, come poter diventare dei musicisti che non solo riproducono quello che uno fa, ok? Perché in tanti possono, grazie Lopez, grazie Miki, in tanti possono prendere un brano ed imparare quattro note a pappagallo, ma veramente arrivare ad un punto dove si capisce il meccanismo e si riesce a ricreare qualcosa, quello è il passaggio importante che so che in tanti ancora non riescono a seguire. Perché ragazzi, ve lo dico chiaramente, cioè, una cosa, questa cosa del coaching che sto facendo dall'ultimo anno in poi, in qua, mi ha fatto capire tante cose, perché io ti accorgi il livello di tanti studenti, dove in tanti dicono, no, ma Antonio, io sto suonando da tantissimi anni, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi nella praticalità manca veramente qualcosa, manca veramente quel mettere in atto pochi concetti bene per riuscire a trasmettere un messaggio che è il messaggio musicale. E questa è una cosa che ho visto veramente con tanti studenti, sia del coaching che ovviamente degli altri corsi che offro, dove sto menzionando il coaching perché siamo sempre con i ragazzi, settimanalmente ci si trova e uno si accorge di dove erano quando sono entrati, con tutte queste informazioni un pochettino sparse qui e lì, e poi dei progressi che stanno facendo mano a mano, mettendo in pratica pochi concetti ma fatti bene. Ok, comunque questo qui è quanto per adesso. Questa è la lezione di oggi, quindi di nuovo l'ultimo avviso per ricordarvi, c'è il link qui sotto, cliccatelo, andate ad iscrivervi, oppure potete, ecco, quella è la cosa migliore, quindi vi consiglio di farlo sicuramente, così riceverete le notifiche via WhatsApp, via Messenger, scusate, Messenger, e poi anche andate sulla mia pagina Facebook e qui mi trovate e potete semplicemente anche cliccare mi piace sulla pagina, seguirla, ed in questo modo c'è diverso materiale qui già, ovviamente come sul mio blog, eccetera, e è un modo molto bello per rimanere connessi e continuare ad imparare assieme questo bellissimo strumento. Ok ragazzi, allora vi saluto. Ah no, c'era Filippo, Fabrizio scusa, che mi aveva chiesto, perché Fabrizio sta seguendo uno dei miei corsi, mi ha chiesto ieri via email gli accordi sas e gli accordi alterati. Allora, l'idea con gli accordi è che stai creando un piccolo riff, Fabrizio, ok? Quindi ci sono diversi brani dove, per esempio, ritornando agli ZZ Top, stiamo utilizzando adesso delle triadi maggiori con il sas 4, ok? Per il ragionamento che facciamo nel corso di chitarra blues, l'idea di utilizzare il sas 4, per esempio, potrebbe essere per creare una piccola frase attorno all'accordo. Per esempio, qui siamo su la sas 4, la. Quindi questi diversi passaggi che uno utilizza per avere in effetti un sas. Questa qui è un'altra versione di un sas.
la sette sas, la nona sas 4. Quindi sono tutte piccole variazioni. Quindi che tipo di sound vuoi ottenere? Questo qui è il sound che ti dà il sas. Qui è il famoso brano di B.B. King e di Eric Clapton, Change the World, ok? Sta utilizzando questi tipi di passaggi, quindi uno deve impararli, ok? Questo qui è il sound che voglio aggiungere adesso. Quindi il sas in questo caso sta avendo la funzione di creare un abbellimento, altrimenti uno rimane sempre così e diventa monotona la cosa, ok? Quindi è meglio aggiungere questi piccoli passaggini. Questo qui è un altro modo per utilizzare il sas. Per quanto riguarda invece gli accordi alterati, adesso quando si parla di accordi alterati, si riferisce ad un accordo di dominante con la quinta o la seconda alterata, quindi quinta o seconda che sarebbe la nona, un'ottava più in alto, quindi diesis o bemolle, quindi la setta quinta aumentata. La 7 non aumentata, quinta aumentata. La 7 non aumentata. La 7 nona bemolle. La 7 quinta bemolle. Sono tutti accordi che hanno un loro perché e un loro motivo. Ok? E la cosa è abbastanza lunghetta perché ce n'è. Però l'idea principale è che uno potrebbe iniziare a utilizzarli per creare tensione. Quindi, per esempio, se tu sei sull'accordo di La 7, vuoi creare tensione per poi andare sul Re 7, che è il secondo accordo del blues. Vedi qui cosa ho fatto? Ho suonato questo La 7 quinta bemolle, quinta aumentata. La 7 quinta aumentata, dove adesso la quinta è salita su, per creare adesso più tensione. Per risolvere poi sul Re nona in questo caso, o Re 7. Quindi uno potrebbe vederla così. La 7 Re 7. Questo è il sound. La 7. Quinta aumentata. Quinta aumentata, Re nona. Vedi, abbiamo creato questo. Quinta aumentata aggiunge più tensione adesso. Non è più. C'è un movimento che vuole andare a risolvere, a chiudere. Quindi questo è uno dei loro utilizzi. Spero che ti sia servito questo commento, Fabrizio Ferri. E questo è quanto per oggi, ragazzi. Ok, allora vi saluto di nuovo, grazie di nuovo per la partecipazione. Guardo un attimo i vostri. Creare una melodia sugli accordi, Peter. In questo caso stavo utilizzando. Stavo creando questo piccolo passaggio melodico utilizzando la melodia degli accordi. Che okay, un attimo che leggo i vostri commenti. Buongiorno Iva. Tonica, cadenza e risolvenza. Grazie. A quale livello serve per seguire il tuo corso di chitarra solista da zero? Se ti sei trovato bene con, perché mi sembra Lorenzo mi avevi commentato sulla masterclass, il corso solista, diciamo, è il passaggio successivo alla masterclass. Grazie a te, Aves. Ok, sto un attimo leggendo i commenti. Sì, molto interessante, però credo di non essere a questo livello. Non riesco a capire
quando applichi. Ok, ovviamente adesso stiamo andando molto velocemente, Peter. Dipende da dove vuoi arrivare, quello che vuoi fare. Ok, quindi magari se mi puoi scrivere, se sei ancora qui, quali sono i tuoi obiettivi e dove ti trovi adesso nel tuo cammino con lo strumento. Vediamo se posso darti qualche consiglio. Ci sono alcuni video di Don Mock sugli accordi e sulle tensioni molto interessanti. Grazie, Cristiano. Don Mock, no, lo andrò a controllare, grazie. Oh, grazie a te, Miki. Grazie, Raffaella, a presto, allora. Entrambi sono importantissimi, Giovanni, teoria e pratica, e spesso volte la pratica insegna la grammatica. Che cos'è un SAS? Sono degli accordi che non hanno una terza, quindi di solito l'accordo si costruisce tonica, terza, quinta, la terza ti fa capire se l'accordo è maggiore o minore, se sostituisci la terza con la seconda o la quarta diventa un accordo SAS e non ha più l'accordo maggiore, come per esempio. Non ha nel saldo del maggiore o nel saldo del minore, quindi non è più Re maggiore, non è più Re minore, ma è un accordo SAS. Ok? E ci sono diversi tutorial che ho creato su, se cerchi Antonio Rico accordi SAS, trovi e spiego bene lì. Ok, penso di aver spiegato. Ok, ragazzi, dai, allora ci si becca nei live da mercoledì in poi. Quindi vi aspetto lì e niente, un abbraccio a tutti quanti, buona musica e let's rock and roll, ok? Un bel sound, bel video sugli accordi di Robin Ford e sulla sound strato col fuzz, sto valutando se iscrivermi. Ma di Three Hertz, è chiaro che dovresti iscriverti. Se vuoi imparare questo quel posto giusto. Io parto da zero con la chitarra elettrica, cioè prendo per la prima volta una chitarra elettrica, consigli il tuo corso solista lo stesso? Assolutamente sì, Andrea. Ho diversi sistemi, ok, di insegnamento. Il corso di chitarra solista, ottimo. Lo puoi affiancare magari ai 50 licks e ritmi blues essenziali. Il Guitar Club è un altro ottimo corso che ti può aiutare perché poi facciamo anche i live dal vivo lì, quindi si sta assieme settimanalmente e si impara, si è anche spronati. Iscriviti subito, che ecco Mariello, Marielli. Ok ragazzi, vi saluto, grazie di nuovo per la partecipazione questo sabato e ci vediamo nei live dal mercoledì prossimo, da questo mercoledì entrante. Ciao.